La mia fortuna è quella di raccogliere testimoni da un'amministrazione che ha ben operato, per cui è chiaro che la strada è più semplice. Riprendiamo subito il discorso amministrativo che è stato interrotto, vuol dire che presto ci sarà una giunta e con questa giunta assumeremo i primi provvedimenti. Avevamo detto giovedì. Ah, con questo comasto. Ci sarà spazio anche per un comasto, molto probabilmente, lasciamoli fino alla fine soffrire. Beh, ma non è che si debba chiedere di più, è un primo passaggio quello che ha fatto il Presidente Maroni, il primo passaggio è stato quello di trovare un accordo sulle prime materie, poi ci sono altri tavoli che stanno trattando altre materie, man mano che sarà finito il lavoro istruttorio si passerà anche a richiedere anche il trasferimento di quelle materie, però la cosa importante è che se il Movimento 5 Stelle su questo argomento vuole collaborare, io credo che sia importante che si vada a Roma con l'unanimità del Consiglio regionale che sostiene questa richiesta. È un vantaggio sicuramente per la Regione Lombardia poter fare una richiesta così coesa da parte di tutte le parti politiche. È importante che il Parlamento poi approvi la norma. È chiaro che c'è più sensibilità su questi argomenti da parte di un eventuale governo Salvini. Comunicherò i nominativi della giunta quando la giunta sarà completata, per rispetto nei confronti di tutti gli alleati non anticipo nessun nome, l'unico certo sono io ci sarò. Ho fatto un discorso un po' diverso, ho detto che il reddito di cittadinanza, qualora venga impostato nel senso di essere un mezzo attraverso il quale poter recuperare il lavoro, può andare bene, mi sembra che Giorgetti l'abbia anche spiegato molto bene. In quel senso sono assolutamente favorevole. L'impegno che io avrò lo avrò per tutti i territori della Lombardia. Quello che ho sempre detto, non ci sarà soltanto Milano, ma ci saranno tutti i territori, perché tutti i territori hanno delle eccellenze che vanno tutelate. Ho già detto che la nostra maggioranza continuerà ad amministrare e che poi tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno ben accette. Se riusciremo a trovare un'unanimità su alcuni argomenti come sull'autonomia saremo assolutamente contenti. Ma il concetto di fondo è che la maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno degli appoggi esterni, molto, molto bene, ben vengano.